Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Alpha e Aleph. Ecco qui un'altra top 10 sui 10 boss più facili di Dark Souls 3. Prima di cominciare il video voglio fare un annuncio molto importante. Noi abbiamo un clan su Clash Royale, si chiama Alpha e Aleph, non potete mancarlo, basta che leggete la descrizione. Ci sarà scritto che ci siamo sia io sia Mister L e sono presenti anche i nostri più due grandi fan. E a proposito dei fan, farò anche un annuncio a fine video. Al decimo posto dei boss più facili c'è Gran Bosco. Non è propriamente facile, è più che altro uno dei meno forti, non tanto uno dei più facili. Gran Bosco, secondo la lore, sarebbe una quercia dove gli abitanti dell'insediamento dei Neomorti hanno riversato la loro maledizione e ha preso vita. E nonostante questo, però, gli abitanti lo adorano, essendo stato come una specie di sacrificio. La boss fight non è solamente voi contro Gran Bosco, ma ci saranno anche dei contadini che continueranno a spawnare fino a un certo punto della battaglia. Per batterlo dovrete letteralmente rompergli le scatole e anche altre scatole che si troveranno in giro dei punti, per esempio sulla mano o sul gomito. Quando romperete le scatole principali, per non chiamarle peggio, Gran Bosco distruggerà tutto il pavimento e cadrete in un pozzo e i contadini smetteranno di spawnare. A quel punto, dalle scatole o un po' più su, verrà fuori una mano che sarà molto pericolosa perché una sua presa fa moltissimo danno. State anche attenti a ogni suo movimento perché ogni movimento può corrispondere a una mossa che, anche girando, se vi fa danno oppure vi ravalta. Al nono posto troviamo Wolnir, il Signore Supremo. Wolnir a quanto pare era un conquistatore che, data la sua avidità, è andato a conquistare Karthus. E data la grande quantità di morti della popolazione che ha causato, e anche tra i suoi soldati, l'abisso ha avuto quasi strada libera per conquistare tutte le catacombe e assorbirle. Wolnir è stato uno dei primi a essere assorbito. E nonostante non fosse uno di grande fede, ha chiesto aiuto agli dei. E gli hanno donato i suoi bracciali luminosi e la sua spada, che gli hanno concesso di farsi strada nell'oscurità. La boss fight è più facile di quanto sembra, non fatevi ingannare dalla sua grandezza e dalla sua spaventevolezza. Dovrete semplicemente andare sui bracciali e continuare a colpirli, però state attenti che se fa quella nebbia nera dalla bocca dovete per forza ritirarvi perché fa moltissimo danno in pochissimo tempo. Può anche darsi che faccia un onda d'urto con la spada, ma quella non dà molti problemi. La cosa che potrebbe darvi più fastidio forse è quando evoca gli scheletri, quindi per evitare che anche quelli là, dopo che sono morti una volta, respawnino, usate un'arma benedetta se l'avete, altrimenti andate avanti, ma non è propriamente necessaria. All'ottavo posto il lanciere della chiesa del DLC Ringed City, la città ad anelli. Questa è una delle boss fight più ma che cavolo è? Perché è un PvP, potremmo dire. È uno scontro PvP tra voi e un altro giocatore. Oppure, se siete offline o non viene evocato nessuno, ci sarà un NPC fisso, Mezza Luce, che secondo la lore è stato il primo lanciere della chiesa ed è anche stato l'unico che è rimasto alla città d'anelli, mentre gli altri sono andati tutti in missione esterna. Qui non ho particolari consigli, basta che facciate un po' di pratica col PvP. Alcune cose nuove potrebbero essere delle lance elettriche che escono dal terreno, oppure una specie di anime ricercanti cristallizzate elettriche, ma nulla di che, non è propriamente difficile. Il gigante che vi parlerà all'inizio non è necessario ucciderlo, ma sparirà a un certo punto della boss fight, quindi se non volete perdere tempo potete anche fare a meno di ucciderlo. Custode del Campione e Lupo Custode della Tomba del DLC Ashes of Ariandel, le ceneri di Ariandel. Secondo la lore, il campione, che il custode e il lupo stanno facendo la guardia, è impazzito dai troppi combattimenti e gli unici due persone che sono rimaste a suo fianco sono state appunto il suo stagliere e il suo lupo. Il custode del campione, quello con spada e scudo, era il suo stagliere. Il custode sarà molto facile abbatterlo, anche perché è un PvP molto molto facilitato. Il problema, anche se in maniera minore, potrebbe essere il lupo, dato che è molto agile e ha una specie di teletrasporto alla Goku.
Al sesto posto il saggio di cristallo. Il saggio di cristallo potremmo chiamarlo girandola 2.0, dato che anche lui si sdoppia, anche lui è un poco reattivo. L'unico problema è che le sue stregonerie sono decisamente forti per il punto del gioco in cui lo trovate, e potrebbe costituire anche un grave problema se è la vostra prima volta, ma dopo che imparate come combatte non dovrà darvi grossi problemi, anzi. Combattete contro di lui piuttosto con un set che protegga bene dalla magia. Al quinto posto Yorm il Gigante, il signore dei tizzoni che si trova nella capitale profanata. Yorm il Gigante parla da sé il suo nome, è gigante e ha un macete ancora più gigante che vi farà molto male. La boss fight è molto più facile di quanto sembri, soprattutto se avrete un NPC che vi aiuta, non voglio spoilerare niente. La boss fight è molto più facile di quello che sembra perché se fate un bello scatto evitando le sue macetate e andate verso il trono, troverete uno spadone. Lo spadone non ha abilità che richiedono, dovete semplicemente caricare il colpo dell'abilità e dopo fare un attacco. Bene, andando avanti così lo ucciderete in maniera molto facile. E questa è anche l'unica pecca della boss fight, perché tra ambientazioni, tra la quasi lore del boss che quasi quasi non la conosco nemmeno io, e la soundtrack, cioè poteva venire fuori una boss fight davvero fighissima. E il problema è che hanno messo lo spadone che ta-ta-ta e lo ammazza così facilmente. Questa è stata una delle grandi pecche. Al quarto posto Vordet della Valle Boreale, anche lui uno dei cavalieri della missione di Irithyll, mandati all'estero di Irithyll dal gran sacerdote Sullivan. E come tutti i cavalieri è stato equipaggiato con l'occhio destro e l'occhio sinistro del gran sacerdote, che sono due anelli che fanno diventare cavalieri bestie. Vordet e la danzatrice sono stati i due cavalieri più forti tra tutti i cavalieri della missione. E a quanto pare potrebbero anche essere marito e moglie, perché se vedete bene ad Irithyll ci saranno dei fantasmi e loro due vi viaggiano in coppia, a differenza di tutti gli altri, quindi potrebbe dare questo spunto. Ma ora parliamo della boss fight. Essendo il secondo boss che trovate, è anche abbastanza semplice, solo state attenti agli spasmi che fa con la mazza, sono imprevedibili a volte. La cosa più semplice da fare è rotolarli dietro e colpirlo lì, tanto ha una velocità di reazione di uno sgabello. Forse, ma proprio forse, potrà diventare difficile quando farà delle cariche multiple. Nel senso, vi carica, si gira, vi carica di nuovo, si gira e vi carica di nuovo. Dopo la terza o la quarta carica, comincerà a lanciare un soffio di ghiaccio. Quella là è la vostra occasione d'oro. Correteli dietro e tirateli tante di quelle ammazzate che se non muore ci rimane. Al terzo posto i diaconi delle profondità. I diaconi delle profondità sono i diaconi che custodiscono la tomba di Aldric, il divoratore degli dei. Ma non sto qui a parlare di Aldric. Penso che siano delle boss fight anche non solo quelle più facili, ma anche delle più brutte che abbia mai visto. Dovete andare in mezzo ai diaconi e colpire quello là che si illumina di rosso, finché da sotto non fuoriesce il papa con quattro diaconi forti. A proposito di questi 3-4 diaconi forti, quelli con il mantello blu, dovrete ucciderli decisamente, perché se li lasciate fare, una nube oscura che vi dà maledizione istantanea e vi uccide. Questa forse è l'unica difficoltà di questa boss fight. Poi per il resto i diaconi sono quasi tutti stupidi e restano là a guardarti. O forse, ma proprio forse, cioè improponibile, vi lanciano una sfera di fuoco, basta così. Il papa invece resterà lì a predicare sulla pace, quindi potrete continuare a menarlo. Al secondo posto Gandir il Giudice. Non dovrei nemmeno metterlo qua perché è un boss del tutorial, però è facile anche questo qui. Cioè è uno tra i più deboli, ma relativamente è inizio del gioco, quindi è normale che sia debole. Gandir il Giudice era conosciuto come il cavaliere tardivo, infatti per vincolare il fuoco è arrivato in ritardo quando ormai la fiamma era spenta. Verrà poi sconfitto dal campione della cenere ed è diventato la prova per il campione della cenere successivo, dato che lo troveremo con una spada conficcata. E quella spada inoltre impedisce che acquisisca il simbolo oscuro, perché esattamente in quel punto sulla schiena è presente il simbolo oscuro. Lui, utilizzando la spada, impedisce che gli si crei il simbolo oscuro. Guarda caso, quando rimuoveremo la spada, circa a metà della boss fight, verrà posseduto da una specie di spaghetti al nero di seppia che hanno preso vita, che è una specie di incarnazione del simbolo oscuro, ossia un drago imperfetto, come dire. La boss fight è decisamente facile se avete già giocato a un Souls o avete già giocato il 3, ma se siete nuovi sia a uno sia all'altro potrebbe essere anche abbastanza difficile.
Al primo posto per il bidone d'oro, l'antica Viverna. L'antica Viverna è un boss molto stupido. Chi la progetta? Io voglio andare alla From Software e chiedere chi è che ha progettato l'antica Viverna e chi è che l'ha confermato. Va bene che un boss del cavolo l'ho messo quasi all'inizio della zona. Adesso che ci penso, è una specie di culla del caos, solo che questo è 30 volte più facile. Gli saltate in testa e anche se usate i pugni, lo shottate. Un colpo muore. Oppure, se non ci siete arrivati, potete rimanere sotto di lui e continuare a colpirlo alle zampe per qualche ora, come per Yorm prima che vi accorgevate che c'era lo spadone. Questa è assolutamente la boss fight più facile di Dark Souls 3. È stata messa a un livello avanzato del gioco con una difficoltà ridicola e non dà nemmeno l'anima, quindi pensate che schifo di boss fight è. Bene ragazzi, la top 10 è finita qui. Ditemi le vostre opinioni sulla top 10, se magari ho mancato dei boss, magari ho classificato dei boss in maniera troppo facile. E ditemi anche se volete altri tipi di top 10. Ora posso fare l'annuncio che riguardava i fan e il clan su Clash Royale. Ecco qua il tuo biscotto, Sense, te l'ho promesso per quello che hai fatto nel clan. Se entrerete nel clan troverete anche voi ogni sorta di ignoranza, quindi entrateci il prima possibile. Ci vediamo al prossimo video.